Ancora una amara sconfitta per il Termoli Calcio, che lascia 3 punti contro il Trastevere al Canassa di Termoli. Termoli che scende in campo con la consueta divisa bianca con risvolti giallorossi, e gli ospiti, il Trastevere, con quella amaranto, pantaloncini e maglia. Lo schieramento delle due squadre vede il Termoli con un 3-5-2, mentre gli ospiti con un 4-2-3-1. Si fa subito pericoloso al settimo il Termoli, iniziativa di Ciofi che vede Bamba libero sulla fascia, il quale crossa in aria e vede Dragutinovic che di testa colpisce bene la palla, però quest'ultima finisce alta di pochissimo. Bisogna aspettare il 30° per vedere ancora un'azione pericolosa degna di questo nome, ed è appunto ancora del Termoli con Ciofi che dalla posizione di corner corto sulla sinistra mette in aria piccola, e a momenti il portiere e il terzino avversario stavano per fare una bella frittata. E siamo ancora con il Termoli all'attacco al 40°. Carnevale, ben lanciato, si invola verso l'area avversaria. Appena dentro lascia partire un tiro che finisce sul fondo alla sinistra del portiere ospite Alessandri. E per vedere il Trastevere bisogna aspettare il 45°, pochi secondi prima del fischio per il riposo, e vede appunto Alonzi che di testa mette pochissimo fuori. Si rientra in campo nel secondo tempo con ancora il Trastevere che con Crescenzio al primo minuto si fa subito vedere con un tiro a semi rovesciata che però non impensierisce Lombardo. E siamo al 15° con Corcione, smarcato intelligentemente in aria, tira a terra per la parata di Alessandri. 27°, ancora il Termoli ci prova, il tiro con Da Silva e Costa, entrato nella ripresa, tiro dal limite e parata impegnativa di Alessandri a terra, proteso in tuffo. E giungiamo al 36° con il gol della squadra ospite. E dai, al primo errore grossolano della difesa giallorossa, palla ad Alonzi che dopo aver fallito 2 volte una buona occasione, questa volta non sbaglia, indovina il diagonale e mette in porta per il gol dell'1-0 per gli ospiti. C'è una timida reazione da parte del Termoli con al 41° Da Silva e Costa che ci prova da fuori area, pallone fuori. Al 46° addirittura il Trastevere potrebbe raddoppiare su un contropiede con tutto il Termoli proteso alla ricerca del pareggio. Baldari vola solo verso Lombardo, tiro e il portiere devia in calcio d'angolo. E poi al 48° ancora vicino al gol, ancora di nuovo in contropiede il Trastevere che appunto ha mancato il raddoppio.